solo una domanda. Le attrezzature che hai costruito per il tuo amico non sono rimaste in laboratorio, vero? Per me non è un problema, ma se il comitato dovesse tornare... Non si preoccupi, Doc. Sto sempre attento a non lasciare nulla in giro. Ma la ringrazio per l'interessamento a nome del mio amico. Ha già fin troppi nemici in città. Quel buffone di James fa il suo branco di pecore. Ma per favore, chi ambisce a compiere grandi imprese non può cedere di fronte all'arroganza. E mi riferisco anche a noi. Parole sante, Doc. A presto. Salve a tutti ragazzi, siamo con un'altra spuntata di Spider-Man. Spuntata, sì. Che giustamente Spider-Man si fa... la spuntata. Vabbè, con voi inizio che siamo qui su Spider-Man, cioè stiamo aggiungendo insomma la prossima missione. Poi Kumba, ciao Herman, sul serio? Questa l'ho già sentita. Non voglio ferirti. Non voglio che rallentarmi. Beh, gentile da parte tua. No. A che ti servono i soldi? Che te ne importa? In effetti niente. Volevo solo fare conversazione. Basta chiacchiere. Ma immagina che meraviglia se riuscissimo a stabilire un legame emotivo. Aspetta, dimenticavo. Tu non provi emozioni. Avanti, Herman! Questo gioco del silenzio non è divertente! Mannaggia! Herman! Che c'è? Rispondi solo se ti chiamo Shocker! Signor Shocker! Ok, preso! Ora parliamo! Madonna, sanno che... Ho detto! Non voglio parlare! Oh, no. State attento! L'ho notato! Herman, seriamente, perché sei tornato a rubare? La polizia ti sta addosso! Sappiamo tutti che sei un po' stupido, ma non pensavo che fossi così stupido! Devi essere disperato! Questo significa che non stai rubando per te stesso, ma che lavori con qualcuno! O per qualcuno! Puoi dirmelo subito o aspettare che ti faccia sputare il nome a pugni! Scegli tu! Dai, che ci sto per arrivare... Muoviamoci, lo so. Via! No! Mannaggia! Sta scappando! Lo so, è quello il vero problema. Non deve fuggire. Oh oh. Che fatica solo per prendere questo. Sai, Herman, hai meno personalità di un cavo di rame. Ma il tuo costume è spettacolare. Mi daresti i dettagli tecnici? Forse stai che stai farfugliando. Ma però è stata una fatica. Ottimo lavoro, Spider-Man. Hai scoperto il suo movente? Ci ho provato, ma non è un tipo loquace. In più, credo mi detesti. Non è l'unico, in effetti. Ma tu mi ami, vero Yuri? Ti tollero. Wow, è la cosa più carina che tu mi abbia mai detto. Vabbè, lì che proprio, qualche attimo libero. Forse è il momento giusto per indagare sulla maschera. Oh, MJ. Ciao MJ, è ancora sveglia? Stavo guardando.
stando alle ultime notizie. Stanotte hai fatto baldoria con Shocker, vedo. Sì, era stranamente combattivo. Comunque, grazie ancora per la cena. Come posso sdebitarmi? Un modo c'è. Hai ancora la maschera della galleria? Certo. In effetti stavo andando al Fist Center per chiedere un parere a Martin Lee. Martin Lee? Il ragnetto di corsa! È laureato in storia dell'arte. Magari può dirmi qualcosa sulle origini della maschera. Ok, tienimi aggiornata. Meglio non fidarsi del mio pubblico adorante. E voglio essere io a raccontare questa storia. Con chi stai parlando? Quindi posso chiamarti sempre? Certo, sempre e comunque. Oh, quindi ci parliamo di nuovo. Forte. A quanto pare sì. Vabbè ragazzi, io direi che con questa puntata possa essere tutto. Spero che vi sia piaciuta. Forse sono stati i casi in quelli quelli contro il Shocker. Mi sa tanto di sì. Bella ragazzi, questo continua a parlare. La città e Spider-Man non fosse qui per noi.